Incentivi alle assunzioni per le aziende, occupazione femminile, mercato del lavoro, Jobs Act sono solo alcuni dei punti trattati a Catanzaro in occasione dell'Employers Day, una giornata dedicata al confronto tra domanda e offerta di lavoro, nell'ambito della quale si è svolto il convegno sulle nuove prospettive del mercato del lavoro, opportunità, scenari, politiche e job meeting, organizzato dalla Regione, la Provincia e i centri per l'impiego di Catanzaro, Soverato e Lamezia Terme. È una iniziativa molto importante che noi abbiamo voluto organizzare in pochi tempo per dialogare con le imprese, dialogare con i disoccupati, dialogare anche con l'istituzione che in questo momento detiene la delega sul mercato del lavoro, che è la Regione, considerato che le province hanno dismesso con la Delrio questa delega e che si accingono a essere delegati dalla Regione per poter continuare con i servizi per i dirigenti dell'impiego. L'incontro, organizzato nella Casa delle Culture del Palazzo della Provincia, ha fornito l'occasione di approfondire e confrontarsi sulle riforme avviate e sugli strumenti a disposizione per favorire l'occupazione e migliorare il sistema italiano dei servizi per il lavoro. In questi anni è stato residuale l'impegno della Regione a favore dell'inserimento professionale dei disoccupati nel privato e noi invece su questo dobbiamo spingere tantissimo e dopo fare in modo di attivare nuovi strumenti per l'autoimpiego, l'attivazione di tutte le misure di garanzia giovani, l'inserimento dei disoccupati e dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga nei settori chiave della Regione. Da Catanzaro per la CNews 24.